Amici, vediamo un po' più indietro, ecco. Qui lo conoscete, qualcuno lo conosce, è mio nipote Fabio. Ebbene, voglio farvi ascoltare direttamente dalla sua voce cosa succede in classe. Prima di tutto voglio che racconti che cosa gli ha detto la maestra a proposito della mascherina, dai. Mi ha detto che... Parla bene, guarda lì e parla alta voce. Mi ha detto che devo mettere lo scotch, sennò entra il virus pure da queste parti. In pratica ti ha detto che devi sigillare quel po' di spazio, sì, che rimane, sì, e mettere lo scotch. Ma voi, sì, l'avete fatto? No. Ma nessuno, tu non hai detto niente, non hai detto ma maestro? No, no. Quindi vi ha solo detto di mettere lo scotch? Sì. E dimmi, com'è in classe? Cosa fate? Avete la mascherina tutto il giorno? Sì, l'hai la tolta mascherina, finalmente, ma l'unica cosa che non ha senso, io non riesco, da quando è iniziato il coronavirus, adesso, perché da seduti ci possiamo togliere la mascherina. Questa cosa è l'unica cosa che non capisco del coronavirus. Vabbè, comunque, cosa succede quando andate all'esterno? Andiamo all'esterno e dobbiamo tenere la mascherina e non possiamo sudare. E non possiamo giocare a celai. Noi quindi o giochiamo... Parla bene, quindi in pratica quando andate, voi la merenda dove la fate? Al tavolo, se non ci possiamo alzare. Quindi fate la merenda, cioè entrate al mattino in classe, vi sei convinto di levare la mascherina, l'hai tolta dopo che il primo giorno l'ha tenuta, e gli è venuto un mal di testa, l'hai tolta la mascherina. Sì. Cioè. E in pratica la merenda dopo la fate lì? Sì. Al tavolo? Sì. Ma andate fuori a fare un po' di... Sì, facciamo la merenda, aspettiamo 5 minuti per digerire, poi usciamo. Ah, in 5 minuti della... Sì, appena quindi tutti... fate la merenda lì sul, sì, posto, perché poi appena ci sentiamo leggeri possiamo diciamo. Ma chi ha detto che vi dovete sentire leggeri? E se no poi vomitiamo, se curiamo. Allora la maestra, no, la maestra, dirtelo. Sì. La maestra ha avuto l'incarico di comunicare ai bambini che devono fare la merenda lì in classe e attendere andare fuori a fare la ricreazione, perché devono sentirsi prima leggeri. Quindi 5 minuti il corpo digerisce questa merendina, incredibile, non lo sapevo che ci volessero solo 5 minuti, dopodiché vi permettono di andare fuori in cortile, sì, ma non dovete correre. Non dobbiamo correre e sudare. E non, quindi non devono correre, non devono sudare, cosa fate? Siamo un metro di distanza e camminiamo avanti, poi non possiamo neanche superare il limite, non possiamo neanche entrare nel parco, no? È rotondo e noi siamo fuori all'esterno. Quindi voi andate fuori, dovete camminare, potete camminare un metro di distanza. Un metro di distanza, non potete correre, altrimenti no. Sudate. Sì. E non potete sudare? No. E perché? Perché poi magari sudiamo, cioè, dicono che si attacca al coronavirus. E... Ecco, questo è il terrorismo, avete sentito, no? Non possono sudare perché la giustificazione è che sono più facili, è più facile che il virus si attacchi al sudore, non lo so. E sempre con la mascherina. Ma non ti manca l'aria? Sì, alcune volte mi nascondo, respiro 5-10 minuti, poi dico, dov'è Fabio? Quindi obbligano i bambini, quindi tu ti nascondi dove non ti possono vedere e ti tiri giù la mascherina? Sì. Per poter respirare? Sì. Dillo bene, ad alta voce, cosa fai? Mi nascondo dietro un albero, perché lì sono belli grandi, no? E vado sotto l'albero con i pini, no? Le cose che pungono, poi in più vado dietro al ramo e respiro. Ecco, obbligano i bambini ad agire in modo fraudolento, perché evidentemente si rendono conto che non possono reagire, visto che i genitori sono succubi di questa situazione, hanno paura a parlare, perché devono lavorare naturalmente, è più importante il lavoro che la salute dei propri figli. Ripeto, io sono un nonno, non ho la patria potestà sulle mie figlie, tantomeno sui miei nipoti, ma sono molto preoccupato per questa situazione, perché oltre all'obbligo assurdo delle mascherine in classe, avete sentito cosa gli fanno fare. In più c'è questo martellante e ossessionante discorso che fanno sul atto terroristico, oggi, in pratica, no? Terrorizzo i bambini sul coronavirus, roba di male. Oggi la mia maestra dice, puoi aiutare il tuo compagno, però oggi la tua maestra cos'è che ha detto? Ha detto,
Alzati, stai lontano, alzati, stai lontano, un metro di distanza e lo aiuti. Io non vedevo niente, quindi non ho Cioè, in detto. pratica ti ha detto di alzarti dal tavolo per aiutare il tuo compagno, ma dovevi stare a un metro di distanza. Perché Sì, perché dovevi aiutarlo? gli mancavano 5-6 cose Non riusciva a e farle. no, e noi avevamo già messo tutto in Ah, cartella. quindi tu, siccome le avevi già fatte queste cose, Sì. dovevi aiutarlo per finire prima Sì, perché mi di uscire. dispiaceva, si stava per mettere a piangere e mio migliore Ecco, amico. questa è la situazione attuale. E siamo al secondo giorno, al terzo giorno che vai a Terzo scuola, no? giorno. Al terzo giorno. Pensate a questi bambini, come vengono manipolati da queste istituzioni, che non so come definirle, non voglio scendere nello spolopio. Ma tu come ti senti in classe? A tuo agio, sei a disagio? No, mi trovo non nel mio agio. Mi dà fastidio tenere per 4 ore la mascherina. Cioè, nelle 4 ore torniamo a casa, 4 ore e in più dobbiamo stare ancora quando usciamo. Quindi è il doppio. Io a 4 ore sarei già Non potete stanca. giocare insieme, No. non dovete sudare, non dovete correre, No. No. non dovete fare niente, camminare Niente. come dei Sì. fessacchiotti. Questa è la realtà, cari amici. Io spero tanto che i genitori si interessino dei loro bambini, perché ne va della salute. No, ma io spero che pure loro capiscano, perché loro stanno vicini senza mascherina a parlare. Chi? Noi, le maestre, noi dobbiamo stare così. Quindi le maestre si Si tolgono le possono mascherine. avvicinare solo perché sono in due. Noi che siamo in tanti non possiamo. Allora, la maestra si avvicina senza la mascherina. Sì, alcune volte basta per parlare. Alcune volte, Sono. beh, quello è. La mette e la toglie, insomma, dipende dalla distanza. Però alcune volte ancora un po'. Tipo io sono qui e tu sei qua e parlano così, senza Va mascherina. bene, questo è un altro discorso, ragazzi. Qui la situazione, ripeto, siamo solo al terzo giorno. Io vorrei tanto sbagliarmi, ma ho paura che peggiorerà. A proposito, nell'istituto dove vanno i miei nipoti a scuola, da te o da Gabriele? Hanno trovato il bambino con la febbre, da te. In quale classe? Terza B. Praticamente E cosa hanno fatto? hanno chiamato il genitore, aveva tipo 37,6 e il 36,6 già loro mandano a casa, quindi era Quindi col 36,6 mandano a casa, col sì, 37,6 hanno preso il bambino e dove lo hanno messo? in casa e non so cosa Hanno è successo. chiamato i genitori e gli altri bambini non sai cosa faranno? Io mi sentivo, cioè, c'erano una bidella. Poi c'era quello che misura la febbre. C'era uno Ragazzi, che misurava qua e uno nel tu non polso. fatela fare qua, fatela fare sul polso, sul braccio, che va bene lo stesso. Ok. Capito? Saluto gli amici. Ciao. Ragazzi, io ripeto, rifaccio l'invito ai genitori. Datevi una mossa prima che succeda l'irreparabile. Un saluto a tutti. Ciao. Spegni, pulsante scuro. Sono qua. Sì.